Buonasera, sta per iniziare la Lectio Magistralis tenuta da Luciano Pellicani dal titolo «Perché in Occidente c'è più libertà che in Oriente?». Luciano Pellicani è professore emerito di sociologia politica all'Università Luis Guido Carli, già direttore dell'autorevole rivista del Partito Socialista Mondo Operaio. Per decenni ha svolto un'intensa attività di pubblicista sulle colonne del Corriere della Sera, Il Giorno, L'Espresso e L'Europeo. Attualmente collabora al Foglio. Numerosi i suoi saggi tradotti nelle principali lingue europee. Grazie e buon ascolto. Il tema che è stato scelto, in parte l'ho scelto io, in parte è stato scelto dai collaboratori, è proprio piccolo piccolo. È il più grande tema che, col quale dobbiamo, siamo obbligati a cimentarci. E si sono cimentati, grazie a Dio, moltissimi grandi sociologi, storici e filosofi che ci hanno dato, ci hanno aiutato non poco a determinare i termini del problema. Qual è il problema? Perché in Occidente e solo in Occidente si sono affermate le libertà? Perché in Occidente e solo in Occidente si sono stati istituzionalizzati i diritti? E come mai le altre grandi civiltà, quella cinese, quella indiana, quella islamica, pur avendo raggiunto altissimi livelli di sviluppo scientifico, tecnologico, economico, ciondimeno non hanno mai saputo nulla di libertà e di diritti fino a quando gli europei stessi li hanno costretti in qualche maniera a prendere visione, per così dire, di questa nuova cultura, di questa anomalia storica che è la civiltà occidentale? Intanto va ricordato il principio, due principi metodologici. Uno, formulato dal grande Arnold Toynbee, grande storico inglese, e autore di un'opera strepitosa, 12 massicci volumi sulle civiltà e l'incontro e lo scontro delle civiltà, che è un'opera che per ragioni misteriosissime non viene mai citata da chi che sia, in Italia e all'estero. Vedremo poi dopo perché è una teoria molto importante quella di Toynbee. L'altro, Toynbee che cosa dice? Dice che gli oggetti dello storico non devono essere i singoli stati, bensì le civiltà. Quindi la sua è una storia delle civiltà e di come le civiltà nascono, si sviluppano, come muoiono e come entrano in relazione fra di loro. Il secondo principio metodologico ci viene suggerito da Fernand Braudel, grande storico francese, il quale giustamente sottolineava a più riprese: se vogliamo capire l'Europa dobbiamo fare una comparazione con ciò che Europa non è, ove per Europa si deve intendere non il fatto geografico, ma una civiltà particolare che si è sviluppata all'interno appunto del luogo geografico che chiamiamo Europa, con una precisazione che solo in parte la Russia fa parte dell'Europa, ha fatto parte dell'Europa. È stata sempre una realtà sui generis, che, di fronte alle quali gli studiosi si sono trovati nell'imbarazzo, come definirla, come classificarla, dove mettere in definitiva la Russia, in Asia o in Europa. Ma come diceva Herzen, un grande intellettuale russo, il fatto succede questo, che se noi siamo visti dall'Asia appariamo Europa, noi russi, ma se noi veniamo visti dagli europei appariamo Asia. Quindi siamo un ibrido, una via di mezzo, non si capisce bene che cos'è. L'identità culturale della Russia continua a essere un mistero o comunque un oggetto di dispute. Proprio qualche settimana fa, nella rivista online Luis Open, ho scritto un saggio su questo argomento e c'è stata la replica anche di uno storico russo che ha contestato alcune mie affermazioni, eccetera, ma ha sottolineato il fatto che il problema esiste, il rapporto Europa-Russia. Ed è un rapporto particolarmente complicato. Però torniamo ora a un'altra osservazione metodologica molto importante, sempre di Braudel. Braudel dice, ricorre a un espediente intellettuale molto ingegnoso, molto importante. Immaginiamo di avere a disposizione un enorme cervello elettronico. In questo enorme cervello elettronico mettiamo tutte le informazioni sulle varie civiltà di cui noi siamo in possesso per il momento. A colpo sicuro, dice Braudel, quando
tostiamo la parola Europa o Occidente, a colpo sicuro, dice, esce fuori una parola che appare sempre, continuamente, insistentemente, ossessivamente. Qual è questa parola? La libertà. In tutte le altre civiltà questa parola quasi non esiste. In Europa invece, e nel mondo occidentale, le appendici dell'Europa, Stati Uniti, Canada e quant'altro. E come mai appunto questa anomalia? Ci troviamo di fronte a questa anomalia. Qui ci aiuta anche l'episodio, piccolo piccolo ma molto illuminante, che ha come protagonista un certo Ibn Jubayr. Io non vi chiedo di che voi sappiate chi è Ibn Jubayr, ovviamente, neanch'io lo sapevo fino a 10 anni fa. Succede che mi trovavo in Spagna, entro come al solito nella libreria, la prima cosa che faccio, vado in un paese, io entro nella libreria, entro in questa libreria e trovo un libro che si chiama Rila, in arabo vuol dire diario, di un certo Ibn Jubayr. Mi incuriosisco, in spagnolo io non conosco l'arabo, in spagnolo io lo leggo e scopro che questo è un viaggiatore, ha raccontato il suo viaggio, il suo pellegrinaggio, chiamiamolo così, peraltro in parte da esploratore, in parte da mercante, eccetera. Arriva anche a Palermo e rimane colpito da Palermo. Palermo ora è sotto la dominazione dei normanni e quindi è cristiana, era però stata arabo-islamica, e dice, i più bei edifici di Palermo sono arabi. È molto orgoglioso della sua civiltà, è convinto che la sua civiltà è di gran lunga superiore alla civiltà cristiana. Diciamolo pure tra parentesi, nell'anno 1000 l'Islam è all'avanguardia in quasi tutti i campi e settori, e l'Europa è terzo mondo in tutti i settori, si può dire. E però Ibn Jubayr rimane colpito, è quasi offeso nel suo orgoglio arabo-islamico. I musulmani preferiscono, in Palestina, preferiscono essere governati dai cristiani. Oh diamine, questa è veramente una notizia. È una cosa che turba un poco e si domanda come mai succede questo. Non c'è la risposta nel libro, nel diario, nella Rila di Ibn Jubayr. La risposta la troviamo qualche secolo dopo nella grande opera del più grande storico arabo, considerato anche giustamente come un proto-sociologo, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è appunto un marocchino, funzionario di vari sovrani, ha scritto una grande opera, una storia universale, e però per lui la storia universale significa, al centro di questa storia universale c'è la civiltà islamica, per lui è la civiltà superiore, lui è musulmano e naturalmente ha questo atteggiamento. E che cos'è che dice però circa il futuro della civiltà di cui lui è parte, di cui, con la quale si è identificato? È che l'assenza di limiti nel potere sovrano sta distruggendo l'economia islamica. Non vengono rispettati i diritti di proprietà. Nella classifica classica i diritti di proprietà sono usus, fructus e abusus. Nessuno di questi diritti viene rispettato dal potere sovrano. Il potere sovrano si considera proprietario dei beni e delle vite dei sudditi. E prevede anche Ibn Khaldun, e la storia ha dato a lui ragione, prevede che se questo sistema non verrà modificato sarà la distruzione della civiltà islamica o comunque la sua decadenza, la sua pietrificazione. Perché, dice Ibn Khaldun, e in questo anticipa addirittura la tesi di Adam Smith, la tesi che Adam Smith svilupperà nel XVIII secolo, che gli individui, cercando di arricchire se stessi, nel risultato finale fanno arricchire il paese tutto quanto, la cosiddetta mano invisibile. Le motivazioni dell'imprenditore, le motivazioni del commerciante, le motivazioni del capitalista non sono certo di carattere altruistico, sono di carattere egoistico, però questo altruismo produce come effetto secondario, ma decisivo e fondamentale, la crescita della ricchezza, appunto la mano invisibile. Tutto accade, diceva Smith, come se ci fosse una mano invisibile che produce il bene collettivo da motivazioni essenzialmente egoistiche. Ma Ibn Khaldun l'aveva già anticipato. Ma soprattutto ha diagnosticato la rovina della civiltà islamica, la distruzione dell'economia perché non vengono rispettati i diritti di proprietà. E quindi Ibn Khaldun spiega quello che aveva scioccato in qualche maniera, turbato Ibn Jubayr. Ibn Jubayr non ha gli arnesi tecnici, teorici per capire perché succede che i musulmani preferiscono essere governati dai cristiani. Perché la verità è che i cristiani, cioè, rispettavano i diritti di proprietà.
ai sudditi. Come mai questo? Ecco, la domanda si sposta. A questo punto si tratta di capire perché nella società europea dell'epoca i diritti di proprietà sono effettivamente... Con una precisazione, quando noi parliamo, ho fatto prima l'esempio di Braudel che parla del cervello elettronico che risponde poi alla sollecitazione con la parola libertà. Accanto alla parola libertà appare anche un'altra parola, non lo dice Braudel, lo diciamo noi perché del resto è ovvio così. Appare la parola diritto. Libertà e diritto sono strettamente legate fra di loro. La libertà è una costellazione di diritti, il diritto di sciopero, il diritto di libertà di stampa e cose di questo genere. Ci aiuta qui uno storico arabo, questa volta lo storico arabo è del XX secolo, è stato anche collaboratore del Corriere della Sera, non è molto noto, ma ha scritto anche un romanzo che ha avuto un certo successo internazionale, però la sua opera di storico, ripeto, è poco nota. Ha scritto una bellissima storia delle crociate, vista dal punto di vista dei musulmani, molto interessante. Questo storico si chiama Maluf, è un arabo, libanese per essere più precisi, cita appunto l'episodio narrato prima di Jubair e si domanda perché c'è questa differenza enorme fra la tirannia islamica, diciamo, e invece la liberalità, fra virgolette, quantomeno cristiana. Perché la società europea si sta avviando a diventare, tenete a mente questo, una società distributrice di diritti. Questa è la migliore definizione che conosco di società civile. La società civile è la società che raccoglie tutto ciò che politico non è, tutto ciò che non è stato in particolare. Quindi prevede i sindacati, i partiti, le religioni, la cultura, l'economia. Questa sono la società civile. Ma è una società distributrice di diritti. E come mai si è arrivati a costruire questa società distribuisce i diritti? La storia della civiltà occidentale degli ultimi secoli è questa, è una storia fatta di conflitti, di vittorie, di sconfitte, ma appunto una storia della società distributrice di diritti. Come mai si è verificato questo fenomeno così singolare? Guardate bene, singolare, non esiste traccia alcuna in altre epoche, in altre civiltà, o meglio, per essere più preciso, ci sono due episodi della storia islamica uno e della storia indiana l'altro, che ci indicano che delle possibilità di produrre queste civiltà, una società distributrice di diritti, l'hanno avuta. A giudicare da un bellissimo libro di Ashtar, uno dei grandi esperti della civiltà islamica, nella fertile mezzaluna successe questo, che il primo shock, lo shock che ebbero quando i crociati partirono, alla fine abbatterono il dominio dei turco, gli arabi avevano perso il controllo del paese, erano ormai nelle mani dei turchi, degli schiavi. Il risultato quale fu? Nacquero le città autonome, e questo è il punto fondamentale, quelle che Weber chiamava le città autocefale, che si autogovernano, che sono, e come sono nate? Duellando con il potere signorile, col potere feudale, con l'imperatore. Teniamo presente le famose discese di Barbarossa, no? Federico, quante volte è sceso in Italia? È stato mai vittorioso, sempre sconfitto. Alla fine ci ha rinunciato. Suo nipote ci ha riprovato. Dicono tutti, Federico era un genio, era un stupore della natura, meraviglioso, eccetera. Sì, gli mancava però qualche cosa, quale? Come fai a insistere a voler soggiocare le città autocefali, i comuni, con 8.000 soldati, quando Milano da solo era in grado di schierarne 40.000? In una battaglia in cui ci sono 40.000 guerrieri da una parte e 8.000 dall'altra, chi vince? I 40.000, ovviamente. E infatti vinsero. Quindi le città autocefale sono nate da che cosa? Dalla lotta di classe, quella che si chiama lotta di classe, che non è stata inventata da Marx. Anzi, Marx piglia questa espressione dagli storici francesi, in particolare da François Guizot, che aveva interpretato la storia degli ultimi secoli dell'Europa tutta come lotta di classe, cioè fra la borghesia e l'aristocrazia, e poi è arrivata la lotta di classe degli operai. E un'altra caratteristica tipica della civiltà occidentale è la conflittualità permanente. Come diceva Montesquieu, una società libera, cioè una società agitata, in conflitto permanente. E addirittura Ortega y Gasset, che certo non era un socialista, un comunista, arriva a dire che
la lotta di classe è la condizione preliminare per un ulteriore sviluppo politico e morale. E per creare uno Stato migliore la lotta di classe è essenziale e fondamentale. Con una precisazione però va fatto. La lotta di classe di cui sto parlando non è la lotta di classe marx-leninista. La lotta di classe marx-leninista è guerra dichiarata. È guerra civile. E dopo una guerra civile che cosa succede? Succede che lo Stato assume le forme dell'ortopedico, Stato ortopedico, così lo chiama Ortega. Uno Stato che impone sostanzialmente alla società un certo ordine, con la forza ovviamente, e non ascolta più neanche la società. Quindi scatenare la guerra di classe significa andare verso la guerra civile, ma verso anche una situazione in cui il partito vittorioso sarà un partito autoritario, se non addirittura non totalitario. Il tipo di lotta di classe che si è affermato in Europa, anche un tipo, lo potremmo definire utilizzando la terminologia di Conrad Lorenz, lo potremmo dire che è un conflitto ritualizzato, cioè con delle regole. Non ci sono morti e cadaveri, ecco. E soprattutto l'avversario non è nemico da annientare, è un avversario e si continua, la lotta è continua e permanente. Quindi vediamo già alcune caratteristiche tipiche della civiltà occidentale, questa conflittualità permanente. Questo fatto che si affermano dei diritti che così strani poi per tanti versi in altre civiltà, in altre culture, in altre esperienze. E scopriamo anche che c'è un nesso fra la società distributrice di diritti e lo sviluppo economico. Beh, già Ibn Khaldun ce l'ha fatto capire, no? Se uccidi la proprietà privata, se il saccheggio della proprietà porta alla rovina economica, quindi c'è un nesso fra le istituzioni politiche, le pratiche politiche e la situazione economica. D'altra parte, qualche secolo dopo, appunto, Adam Smith ritornerà sul tema e dirà: ma certo, lo scambio è una cosa naturale. Arriva a dire Adam Smith che lo scambio, che okay, l'uomo lo definisce come l'animale che pratica lo scambio. E aggiunge, lo scambio però è anche utile perché fa crescere la ricchezza. E grazie allo scambio, cioè alla concorrenza, in definitiva che si mette in moto la ricchezza. Però, dice Smith, occorre una cornice politico-giuridica che rende possibile questo. Infatti, dopo che lui ha affermato che lo scambio è naturale, che lo scambio è razionale, domanda, ma perché allora il capitalismo non si è sviluppato dappertutto? A rigore avrebbe dovuto svilupparsi dappertutto. Invece si è sviluppato solo in Europa, nell'Europa occidentale e poi dopo in America e in altri paesi. La risposta di Smith è molto chiara, perché dappertutto lo Stato ha soffocato l'economia, ucciso la proprietà privata, distrutto l'economia in definitiva. Quindi lo sviluppo economico appare sulla scena mondiale con il capitalismo. Prima del capitalismo non c'è sviluppo economico, ma l'idea stessa di sviluppo economico è inesistente, perché tutti pensavano che quella era l'economia, che l'economia non poteva essere dinamica, non poteva produrre ricchezza, anche perché erano convinti tutti che quello che si poteva inventare dal punto di vista tecnologico, e ovviamente l'economia è strettamente legata alla tecnologia, quello che si poteva inventare era stato già inventato. Questo conservatorismo spontaneo viene frantumato sostanzialmente dal dinamismo capitalistico, lo quale però richiede delle condizioni molto precise. La proprietà privata va protetta, non si scappa. La libera iniziativa deve essere garantita. Il commercio con l'estero, altro elemento essenziale e fondamentale, bisogna assolutamente. Queste condizioni quando mai si sono verificate nel mondo? Rarissimamente. E appunto l'Europa occidentale è il paese dove attraverso la lotta di classe, attraverso la lotta permanente fra i signori feudali e i borghigiani, e che poi diventano i borghesi, eccetera, sono riusciti a strappare con le armi, a strappare una serie di diritti, di privilegi, che sono il nucleo iniziale di questa società distributrice di diritto, di diritti di cui si parlava prima. D'altra parte, una conferma di questo noi l'abbiamo quando ci poniamo una domanda, una delle tante domande. E la civiltà cinese? La civiltà cinese sfida parecchio, è una sfida per certi versi. Perché sulle invenzioni fondamentali che hanno messo in moto la macchina dell'industrializzazione, i cinesi sono arrivati con largo anticipo. Bacone lo dice con tutta chiarezza. La stampa, la carta moneta e la bussola. E sono invenzioni fondamentali senza le quali il decollo europeo, il decollo tecnologico-scientifico non poteva neanche perdere. I cinesi ci sono arrivati prima. E come mai non sono arrivati all'economia dinamica, capitalistica, basata sui diritti?
E qui abbiamo una risposta, un autore, anch'esso molto poco noto ovviamente, che si chiama battezzato il signore di Shang. Questo signore di Shang è un mandarino cinese. Avete presente che sono i mandarini, no? Non sono gli agrumi, no? Non parlano. Perché poi si chiamano mandarini, pur non essendo agrumi? Perché i viaggiatori e i missionari europei, la prima cosa che facevano quando entravano in un paese, chi comanda qui? Mandar vuol dire comandare in portoghese, e quindi mandarini. Allora, ritorniamo al nostro tema. Il signore di Shang, nel III secolo a.C., pubblica un libro. Questo libro è importante non solo per le cose che dice, ma perché diventò il manuale operativo della classe della cosiddetta celeste, della burocrazia celeste, cioè la classe dominante, quella dei mandarini. E che cosa dice in questo libro il signore di Shang? Parte da una dicotomia. Popolo forte, Stato debole, uguale anarchia. Popolo debole, Stato forte, ordine sociale. Quindi bisogna fare in modo che il popolo sia debole. Quindi il compito che ha lo Stato, se vuole governare nella pace, il sovrano dovrà, per così dire, indebolire il popolo. Come? Impedire che si arricchisca. Perché se il popolo si arricchisce, diventa esigente. E se diventa esigente, si torna a quella situazione di guerra civile da cui il signore Shang era uscito. Tenete presente che nelle generazioni precedenti c'era stata una guerra permanente nella Cina, e da questo punto di vista si può dire che questo signore di Shang è una specie di Hobbes cinese, perché c'è un problema che lo angustia. Come si fa a stabilizzare la pace? E quindi pensa alla ricetta che lui propone, proprio questa: lo Stato fortissimo che controlla l'economia, il monopolio naturalmente del commercio con l'estero. Signore Shang vede bene all'occhio lungo, sa che lì di là entra poi il dinamismo, e bisogna evitare proprio il dinamismo. E quindi il controllo. D'altra parte la tassazione dei beni dei mercanti deve essere particolarmente da dissuadere sostanzialmente gli operatori economici. Insomma, bisogna distruggere l'economia o comunque tenerla a un basso livello. E come vedete anche qui troviamo che cosa? Che le istituzioni politiche e giuridiche sono la chiave per capire tutto questo, che quindi il benessere di cui noi tutti godiamo, noi del mondo occidentale quantomeno, deriva da una particolare storia specifica ed è soprattutto da una particolare costellazione, un particolare assetto, diciamo, politico-giuridico. La chiave prima di tutto è quella della proprietà privata. Se si uccide la proprietà privata, si uccide sostanzialmente il dinamismo economico. Questo smettono. La cosa curiosa, sapete qual è? Strana, per tanti versi sconcertante anzi, è che Marx dice la stessa cosa. Nel manifesto Marx dice sostanzialmente che col capitalismo finalmente è arrivato lo sviluppo economico. Il capitalismo è una rivoluzione in permanenza, costringerà tutti i popoli a diventare borghesi, a diventare capitalisti, e questa è la più grande rivoluzione di tutti i tempi. Solo che nella pagina successiva, parlo sempre del manifesto, dice che bisogna strozzare il capitalismo. Giudicate voi, se non è schizofrenico questo, allora non esiste la schizofrenia. Perché dopo l'esaltazione del capitalismo, i miei studenti mi chiedevano continuamente: ma che cos'è la globalizzazione? Leggete la pagina del manifesto dove Marx, che era un genio, su questo non ci sono dubbi al riguardo, perché ha visto con 150 anni di anticipo la globalizzazione nella quale siamo immersi, l'ha descritta con anticipo. Però ripeto, l'incoerenza assoluta, la schizofrenia intellettuale di Marx è stata tale che appunto è stato anche il più grande istigatore della distruzione del capitalismo. In coerenza lui avrebbe dovuto dire: lasciate al capitalismo di fare il suo lavoro, fra 100 anni ne parliamo se possiamo andare al di là del capitalismo. Invece no, lui chiede la distruzione del capitalismo. E distruggendo il capitalismo si distrugge peraltro che cosa? L'economia. E questo l'aveva capito il piccolo borghese Proudhon. L'etichetta piccolo borghese di Marx, ovviamente. Proudhon non era un piccolo borghese, Proudhon era un operaio sostanzialmente, che aveva studiato molto e aveva capito alcune cose importanti. Una delle cose importanti è che se si elimina la proprietà privata, se si elimina il mercato, si uccide l'economia. Perché? Perché il valore delle merci diventa una X, un mistero. La concorrenza è essenziale e fondamentale, che si incontrano la domanda, l'offerta e la domanda, eccetera. Quindi diceva Proudhon,
I socialisti devono fare i conti con questa legge dell'economia, è una legge dell'economia. Non si può uccidere la proprietà privata e la concorrenza. Il fatto è che Proudhon è passata alla storia per la frase «la proprietà privata è un furto». Piccolo dettaglio, non è sua, è di un girondino che si chiamava Brissot. È vero che lui l'adotta, ma è vero anche che nell'opera postuma, che si chiama Teoria della proprietà, lui rivede tutto se stesso, le cose che lui ha detto precedentemente, dice per carità la proprietà privata bisogna mantenerla, controllarla in qualche maniera, ma bisogna mantenerla assolutamente perché la proprietà privata è dispersione di potere, lo Stato è concentrazione di potere. Quindi uno Stato senza la proprietà privata, una società senza la proprietà privata, appunto realizza l'ideale della statizzazione integrale, realizza quell'ideale che Bukharin, grande teorico del comunismo, marx-leninista, definiva con un'espressione altamente contraddittoria, società civile statale. È proprio lì, non può essere. La società civile, se è statale non è società civile, se per società civile, come abbiamo visto, intendiamo tutto ciò che non è Stato, quindi l'autonomia anche della società civile nei confronti dello Stato, religiosa, economica, politica, scientifica e quant'altro. Quindi dall'analisi comparata si capisce perché le altre civiltà, a cominciare da quella egizia che aveva le stesse, sono rimaste prigioniere di quella che Max Weber chiamava la gabbia d'acciaio, cioè la burocrazia, lo Stato burocratico che ingabbia la società, per cui si può parlare di economia ingabbiata. Queste erano le società nelle quali l'economia era appunto ingabbiata, oppure per usare un'espressione di un altro grande studioso di questi problemi, Manfort, assai meno noto di Weber, comunque Manfort parla di mega macchina, lo Stato come mega macchina che imprigiona la società civile. Allora qual è la conclusione da estrarre? Noi occidentali abbiamo avuto un colpo di fortuna, detto volgarmente abbiamo avuto un grandissimo culo, scusate l'espressione, ma quando ce l'ho. E qual è questo grandissimo? La mega macchina, la burocrazia, d'acciaio, la gabbia d'acciaio di cui parlava, e la società europea, o meglio la società romana, l'impero romano, al terzo secolo, quarto secolo sviluppa la mega macchina e diventa prigioniera la società e l'economia e viene distrutta da questo Stato che si mangia tutto in un certo senso. Però che succede? Succede che la parte orientale dell'impero d'Oriente, la mega macchina sopravvive, la società civile nel sistema bizantino è prigioniera della mega macchina, della gabbia d'acciaio in definitiva, quindi Bisanzio non produce capitalismo, non produce libertà, non produce diritti perché rimane prigioniera la società bizantina, prigioniera. Invece dalla parte occidentale succede una cosa misteriosa. Dico misterioso perché di libri sulla fine della civiltà antica sono state scritte non a decine addirittura. Dal punto di vista nosologico c'era la descrizione della malattia, nulla da dire, ma dal punto di vista eziologico quali sono le cause ed è perché quella parte occidentale, in quella parte lo Stato si è sfaldato, è sparito, non c'era più strade, non c'era più nulla, non c'era più popolazione. Roma è la capitale, la città più importante dell'Europa occidentale, 30.000 abitanti. L'Italia, in tutta l'Italia non c'erano più di 500.000 abitanti. Tutta la civiltà greco-romana che aveva raggiunto vette notevolissime dal punto di vista politico, giuridico, scientifico, filosofico, eccetera, dissolse, praticamente sparite. Odoacre arriva a Roma, arriva, ma non incontra resistenza. Cioè i barbari che fanno? Occupano una carcassa. E quindi per secoli e secoli è stata una tragedia la fine della civiltà antica, perché è sparito lo Stato, è sparito l'ordine e c'è stata una degradazione di ogni tipo. Però a partire dall'anno 1000 lentissimamente si rimette in moto lo sviluppo economico-politico con alcune innovazioni che a noi possono sembrare quasi ridicole, che so io, il magese, la rotazione, perché la terra no, si impoverisce, oppure il nuovo vasto per tirare un cavallo, un animale robusto,
e altre piccole innovazioni che hanno fatto crescere, gli storici, i medievisti ci hanno dato una documentazione bellissima e puntualissima di questo, è cresciuta la produttività, quando cresce la produttività cresce anche la popolazione, quando cresce la popolazione crescono anche le città, appaiono finalmente, riappaiono quelle cose che erano sparite, le città, e poi queste città, appunto le città di cui si parlava prima, i comuni, città autocefale, sfidano il potere centrale. Ora sono in grado addirittura di autogovernarsi e all'interno di queste città si vede queste città autocefale, autocefale chiama Max Weber, ma il fratello Alfred Weber parla di crisalide di capitalismo. Che cos'è il comune? Una crisalide di capitalismo. E questo è il comune, è un'oasi di individualismo, dice Alfred Weber, sociologo assai poco noto, che però ha scritto un libro molto importante su questi temi. E teniamo a mente le definizioni. Perché significa sostanzialmente che un nuovo tipo di civiltà incomincia a nascere proprio a partire da questi, come chiamarli, germogli, cespugli. Naturalmente questo non significa che sia stata tutta una caloppata magnifica, eccetera. No, gli scontri ci sono stati. Ciò che ha caratterizzato la civiltà occidentale, fra l'altro, è il fatto che è stata scandita continuamente da vere e proprie guerre culturali. Pensate allo scontro fra Sparta e Atene, non è solo lo scontro fra due potenze, è lo scontro fra due civiltà, fra due modelli di organizzazione, iperstatalistico quello spartano, iperindividualistico quello ateniese, e questo problema ce lo siamo trovati, sia pure articolato più volte davanti, no, durante la rivoluzione francese, perché giustamente Guglielmo Ferrer diceva ma non ci fu una rivoluzione, ci furono due rivoluzioni, secondo De Ruggiero addirittura la rivoluzione francese furono tre, ma fermiamoci a due rivoluzioni, come mai ci sono state due rivoluzioni, di cui una era liberale, perciò piaceva molto a Costant che era liberale, e l'altra quella del 93 che non era liberale, era anzi antiliberale, infatti Costant la condanna, come mai queste due anime della rivoluzione? E si scontrano praticamente anche lì in Francia lo scontro fra quello che chiamano gli ateniesi e gli spartani. Perché? Perché succede che Voltaire, Montesquieu, D'Alembert sono individualisti e quindi hanno un'immagine, una società alternativa all'ordine, all'antico ordine sociale, centrata sulla figura dell'individuo. Invece Rousseau, Mably, Morelli e tanti altri teorizzano invece la società armoniosa. Bisogna eliminare la proprietà privata per creare una società armoniosa, perché la proprietà privata scatena gli egoismi e scatena i conflitti. Quindi ci sono due culture antitetiche che si formano prima dello scoppio della rivoluzione, prima, alcuni decenni prima. Giustamente uno storico di valore della rivoluzione francese ha detto guardate bene che Voltaire non va confuso Voltaire con Rousseau. Rousseau per certi versi è l'anti-Voltaire e Voltaire è l'anti-Rousseau. Quindi sono due mentalità, due culture, due modelli di società che si scontrano, non solo quella dell'antico regime ovviamente, perché la rivoluzione è stata fatta contro i nobili, è stata fatta contro ovviamente il sovrano, e che si scontrano anche all'interno del movimento rivoluzionario, si scontrano i partigiani della proprietà privata e quindi dell'individualismo e i partigiani del collettivismo che vogliono creare una società armoniosa. E quindi, come vedete, questo problema si ripresenta continuamente nella nostra civiltà. Il discorso non è mai chiuso completamente e non può esserlo perché, in un certo senso, per dirlo con una formula di Popper, la storia della civiltà occidentale è anche la storia di una lotta permanente fra società chiusa e società aperta. La società chiusa è la società anti-individualistica, la società aperta è quella invece che dà spazio all'individualismo. Io vi ringrazio per l'attenzione. E mi fermo qui perché ci sarebbe parecchie cose da fare, però se mi date qualche domanda sarò ben lieto di rispondervi. Raccogliamo prima tutte le domande, così poi diamo la possibilità al professore di rispondere. Vi prego, solo domande, non interventi. Solo domande, anche perché abbiamo un quarto d'ora sostanzialmente a disposizione. Solo domande. Emilio Chiodo, buonasera. Se è così semplice, tra virgolette, la lettura che lei fa dei due mondi, vorrei sapere in pochissime battute perché
la povertà aumenta a dismisura nel mondo occidentale, mentre sembra che sia in calo in Cina, per esempio, o altrove, nei regimi che noi diciamo come statalisti e capitalisti di Stato. Grazie. Signora. Grazie. L'1% della popolazione mondiale possiede la stessa proprietà, la stessa ricchezza del resto della popolazione mondiale. Questo significa capitalismo. Questo capitalismo dovrebbe dirci qualche cosa. Quindi il miglioramento che c'è stato e la posizione di subalternismo da parte dei popoli è migliorato in questa situazione oppure è peggiorato? Qualcun altro? Professor Guzzo. Grazie, sì, mi chiamo Guzzo, buonasera. Molto chiaro, almeno per me, quello che lei ha detto, la ringrazio. Quello che non riesco a capire è come si possono conciliare questi concetti all'interno di una diacronia storica, perché le condizioni storiche, per quello che credo di capire, si modificano in ogni tempo e in ogni luogo, mentre invece lei, se mi permette, se ho capito bene, naturalmente non voglio coinvolgerla in quello che ho capito io, trova una continuità in alcune forme di concetti, una continuità attraverso il tempo. Ma il tempo non è indifferente, anche nella costruzione delle situazioni, nei modi attraverso i quali le situazioni vengono apprezzate e quindi nelle reazioni che se ne hanno nei diversi momenti. Grazie. Grazie professore. Bene, se non c'è nessun altro, la parola al professor Pellicani. Allora, per quello che riguarda la povertà, qui c'è la cattiva informazione che è soprattutto prodotta dai terzomondisti e dai marxisti-leninisti che falsificano la realtà. Noi abbiamo dei dati oggettivi e questi sono stati fatti degli studi molto acuti, molto precisi, soprattutto da Forestier, e che altro era anche filo socialista, e su quello come è cresciuta la ricchezza delle classi povere. 150 anni fa a Parigi, se un operaio lavorava, quel se è enorme, perché c'era il rischio e la paura della disoccupazione, poteva essere in grado con il salario quotidiano di comprare 2 chili di pane. Capite che progressi sono stati fatti anche con riferimento alle classi proletarie. Perché è successo? Perché è cresciuta enormemente la produttività del lavoro. Marx ed Engels nell'ideologia tedesca lo dicono con tutta precisione, presupposto indispensabile perché si possa parlare di emancipazione dei lavoratori è una grande crescita della ricchezza, dicevano Marx ed Engels, perché se questo non si verifica allora ritorna la vecchia merda, lui si esprimeva così, voi mi dovete scusare, la vecchia merda. La produttività è cresciuta smisuratamente, in alcuni settori addirittura si è moltiplicato per 80. Un operaio, un contadino francese, la Francia era l'agricoltura forse più florida del mondo, eccetera, poteva sfamare con il suo duro, durissimo lavoro, poteva sfamare 2, 3 o 4 persone, non di più. Oggi è in grado di nutrire l'operaio italiano, l'operaio americano, di nutrire 80 persone, nutrire, non sfamare. La tecnologia, pensate ai trattori, il trattore, mio nonno si è spaccato la spina con la zappa, che poteva produrre? Pochissimo, quel poco che produceva poi la metà andava al padrone perché era manco proprietario, no? Però ora c'è il trattore con l'aria condizionata, ci sono i concimi chimici, eccetera eccetera, le carestie. Voi capite che parla di povertà, ma che libro ha letto lei su questo argomento della povertà, mi domando?
Se sappiamo con precisione, grazie anche agli esperti in questo settore, che in Cina in 1800 anni ci sono state 1800 carestie, che vuol dire che ogni anno una vasta regione, la Cina, un continente, veniva colpita da carestie, viveva nell'incubo permanente. Nel Gujarat, la regione più ricca dell'India, ogni 3 anni c'era una carestia. L'ultima carestia che si è verificata in India era avvenuta negli anni 60, 50 anni passati fa, l'ultima carestia, non ce ne sono state. Anche in Cina le carestie ci sono state sotto il regime di Mao, la follia di Mao che ha distrutto forse almeno 30 milioni di cinesi sono morti di fame. Ora, perché non stanno crescendo invece le condizioni materiali di esistenza dei proletari? Sta arrivando il capitalismo, ma non si sono messi a imitare il capitalismo, la tecnologia del capitalismo. Dobbiamo fare una distinzione molto precisa fra il capitalismo genetico e quello imitativo. Quello imitativo non credo che rappresenti un problema, basta prendere a modello l'altra società. Prendo degli esperti in vari settori e cambio, li pago come li devo pagare e metto in moto la macchina del capitalismo. Ma chi l'ha inventato? Il problema storico-sociologico è chi ha inventato questa macchina dinamica. La macchina, non è vero neanche che la povertà sta crescendo per i periodi. Bisogna fare una distinzione fondamentale e essenziale fra il capitalismo stile americano, che è liberista e che io non approvo minimamente. Anzi, ho scritto un saggio qualche tempo fa che si chiama Miseria, la miseria del neoliberismo. Il termine miseria lo adopero in tento forte, nel senso che il sistema americano è un sistema nel quale effettivamente i poveri diventano più poveri, i ricchi diventano. È documentato questo dagli economisti americani stessi. Le cose sono andate e vanno diversamente grazie al fatto che nell'Europa occidentale ci sono stati i forti partiti socialdemocratici che hanno istituzionalizzato il welfare, lo Stato sociale, la protezione minima nei confronti dei proletari, eccetera. Come diceva Ortega Gasset, succede che l'operaio fa un lavoro tremendo. Perché è tremendo? Diceva Ortega. Perché è un lavoro ripetitivo, meccanico, disumanizzante. È l'unica ricetta che abbiamo nei confronti di questa condizione così triste è la robotizzazione. Le macchine, l'automatismo. Come la classe contadina è sparita, perché quando io sono nato in Italia c'era almeno il 50% della popolazione attiva, lavorava nei campi, oggi si è ridotta a 6% mi pare. Quindi attraverso l'estinzione dei contadini è sparita la questione contadina, no? Che significava una condizione di miseria, di duro lavoro, di sacrificio. Poi c'è un altro problema, che sempre Ortega diceva, c'è l'incubo della disoccupazione, e la disoccupazione è peggiore della morte. Ecco che da questo punto di vista lo Stato sociale socialdemocratico in Europa ha reso il capitalismo più umano di quanto non sia il capitalismo americano. E su questo sono d'accordo anche liberali come Soros ed altri. Quindi circa la questione della ricchezza mondiale, è un bel problema. Problema. Olaf Palme, 50 anni fa, disse: il capitalismo è una pecora che va tosata. Olaf Palme era un socialdemocratico, un riformista, nel senso vero la parola. Però purtroppo succede questo, che certe corporation crescono smisuratamente, no? Cresce smisuratamente il potere economico-finanziario. E quindi come domare questo potere? Come impedire che tale potere intacchi la democraticità del sistema politico? Io non ho una risposta a questo riguardo. Se qualcuno ce l'ha, me lo faccia sapere, per favore, perché io ci scrivo subito un libro sopra. Mi sono spiegato. Circa la questione passato-presente, io non ho capito bene i termini della domanda. Nel senso che ho detto, prima di tutto, che ci sono state lotte furibonde, scontri, morti e cadaveri anche. Che la storia non è una storia, è una storia di conflitti permanenti. E quindi perché farmi dire che è una storia semplice? No? Pensate a quello che succede in Italia con il Rinascimento. Il Rinascimento ha un'esplosione magnifica di letteratura, di scienze, di matematica, di tutto. Poi arriva la Controriforma. E per l'Italia è stata una regressione storica. Eravamo all'avanguardia, all'inizio del XVI secolo l'Italia è all'avanguardia e poi diventa penisola occupata dagli spagnoli, quindi diventa colonia spagnola. E per di più la Controriforma uccide il capitalismo italiano. Perché?
perché gli spagnoli ebbero un'idea, uno spagnolo ebbe un'idea per rendere più efficace la controriforma, l'inquisizione, l'individuazione degli eretici e l'eliminazione degli eretici. Il delatore era protetto dall'anonimato prima di tutto, perché c'era il rischio poi che avesse paura di una rappresaglia. Però al delatore gli si dava una percentuale dei beni dell'accusato. In un sistema come questo, voi pensate che io avrei accusato, che so io, Florindo Robettino? No, no, io avrei puntato su Agnelli. Una percentuale di beni era più che soddisfacente. Risultato. Quelli che avevano una ricchezza mobile, cioè i borghesi, cioè gli imprenditori, i finanzieri, cioè sono fuggiti e sono andati là dove non c'era questo orribile sistema e hanno ucciso in questo modo il capitalismo. Avete preso, abbiamo letto tutti i Promessi Sposi, no? Che cosa non ha fatto la Spagna, che ha distrutto l'economia lombarda? Proprio per questa caccia alla... Era proibito anche per gli, strani, per gli spagnoli, gli italiani, i belgi, era proibito andare all'estero a studiare. Insomma, la controriforma ha soffocato e ha creato una mega macchina che ha bloccato lo sviluppo economico. Agli inizi del XVI secolo c'è un piccolo episodio, questo molto divertente quasi. Si incontrano un francese e un italiano. E il francese domanda all'italiano: ma voi italiani in tutti i campi siete i più bravi? E all'epoca così eravamo considerati, e detto fra di noi lo eravamo. Ma perché siete così insufficienti dal punto di vista militare? E l'italiano con arroganza disse: ma è semplice, è del tutto logico. Per fare bene la guerra bisogna essere piuttosto ottusi. Vede per esempio i tedeschi. Questo fu il messaggio. Vabbè, non dico altro.